Flavietto, che hai trovato? Che hai trovato di bello? Ma che siamo matti? Ma facci vedere quello veramente bello, quell'altro. Dov'è l'altro? Dov'è? In mezzo ai pruni. Ma stiamo scherzando lì? Madonna, ma che si scherza? Ma l'hai visto quello lì? Sì. Ah, ce n'è un altro sotto qui e uno sotto lì. Guardate com'è grande qui. Mamma. Madonna, che gambo. Mamma mia. Ma che randello è? No, Fabio. È roba da matti. Vediamo il gambo. No. Sì, allora si raccoglie questo, che c'è il gemellino sotto, piccolino. E si raccoglie. Che non è male. Oh, però è duro, anche se è un po' mangiatello. Però il re è questo, ragazzi. Guarda qui. Guardate che re. Guardate. Ah, ma poi è bello fresco, ragazzi. Amore, allora, noi siamo venuti a castagne, giusto? Marroni. E abbiamo trovato due o tre funghi, più... Guarda questi che belli. Belli. Li raccogli tu? Sì. Brava. Vediamo come li raccogli. Brava. Vale. Vediamo. Mazzà. Che belli. Che belli. In teoria sarebbero quattro. Giralo. Dov'è il quarto? Giralo. Ah no, si è solo un po' staccato qui. Sì. Bello. Bellissimi. Guarda lì che belli. Uno. E due. Che bello curvo questo. Tac. E li mettiamo nel cesto dove abbiamo trovato anche questi altri. Tac. Allora, Florettina, dove siamo? A funghi? No, a castagne. Ah no, no, a funghi. Ma... Luigi, non so se saranno porcini. Quali? Questi e pure questi. Tac. Pa, cosa sta succedendo? Dicelo, dicelo. Dobbiamo tirarlo fuori adesso, perché questi vengono qua. Perché questi vengono qui? No, ma mi metto davanti io, non ti preoccupare. Dov'è che l'hai visto, Ciccio? No, sono due, pa! Non so. Mamma! Sono tre. No. Hai filmato? Vai, tutto filmato, Oh, wow. Questo è un po' rotto, però. Sì. Il cappello. Però c'è la testa buona. Mamma. Stanno guardando. Aspetta, non fargli vedere. Guarda lì che bello. Luigi, sono scioccato. E da un po' non facevo funghi. Vabbè, accontentiamoci anche di questa bestiola. E vediamo gli altri invece. Giusto due, Giusto due. Sì, ma guarda, è più grande del cestino. Mamma mia, davvero. Allora, ragazzi, Florettina, cos'è che abbiamo trovato? Cosa abbiamo trovato? Le castagne. Sì, le castagne, poi? I porci. Ma le castagne sono? Sì, i porcini. Vero? Ma le castagne sono? Sì, ma uno solo ha preso un chilo. Guardate, questo l'ha trovato papà, guardate che roba. Va. Cioè, praticamente sarà... Più grande del cestino. Sì, ma ne abbiamo trovati sicuro 2 chili, guardate qua. Pienissimo il cesto. Luigi. Ciccio. Ma guarda, è più grande il mio fungo o la mia testa? Il fungo. Mettilo vicino alla testa, com'è? È pirata, sei. Pazzesco. Intanto stiamo facendo castagne. Poi Ciccio, dov'è che sono i funghi? Dove li hai visti? Gli specchi questo. Uno qui. Che è tutto sotto, vero? Bello. Bello. E poi io ne avevo nascosti questi due sotto le foglie. Vediamo l'altro com'è. Tac. Fa vedere qua. Vediamo. Tac. E ce n'è un altro qui dietro, ma è piccolo, io lo lascerei. Che è praticamente esatto, questo piccolino. Ma questo va lasciato qui perché è piccolo piccolo. Gli mettiamo qualche foglia, sì. Allora Ciccio, quanti funghi, Cominciamo a contare le torte qua. Tac. Quanti chili abbiamo fatto alla fine? 2,5 chili passa. Tac, guardate qua. Questi sono bei piccolini. Sì, guardate che funghi. Tac. 8. Pa, stessa zona dove siamo venuti a fare castagne. Guarda. Oh, e c'era pieno di gente, Guarda qui. 1 e 2. Ma io dico, la gente guarda o no? Boh. E c'è un altro qui, piccolino, che copriamo. Pa, dopo aver trovato questi due, sono venuto a recuperare quello che avevamo nascosto dietro al sasso alle foglie. Vedi, un po' è cresciuto, quindi ora lo posso raccogliere.
E ora vado a vedere l'altro piccolino, quello un po' più su. Ed ecco qua, quello che avevamo, l'altro che avevamo nascosto, lo prendo. E mi sono anche accorto che qui più giù ne sta crescendo un altro, quindi anche lui lo nascondo e lo vengo a prendere nei prossimi giorni. L'ho nascosto bene dalle foglie. Poi mi sono accorto che dietro ce n'era ancora un altro e girandomi ho trovato un altro qui sotto. Vedi? Qui. Roba da matti, perché qui ci sono stati 3 o 4 ritrovamenti. Cavolo, ma la gente non ci passa. Io continuo a dire, la gente non ci passa, perché altrimenti lo vedrebbe questo. Non è possibile, pure è pieno di macchine. Ma poi è tutto bello sano, eh. Va, ma che roba. Tac. Mazza che ritrovamento, ragazzi. Guarda qui. Pa. Questa è la stessa zona dove siamo venuti a fare quei 2,5 kg di funghi più gigante, ti ricordi? Guarda, cioè ce ne sono ancora, tu ti rendi conto? Questi sono nuovi, guarda, freschissimi, guarda questo, guarda, ma che roba, tutti grandi qui. Cioè ragazzi, guardate come il porcino ha spostato il tronco, aspettate che c'è il sole, guardate che roba, ah, pazzesco. E qui è tutto sotto, come ormai sempre. Eccolo qua. Pure grande. Oggi ragazzi avrò fatto già 10 km, 12 nel bosco. Guardate. Tac. Cioè, non so se vi rendete conto, eh. Quest'anno l'annata dei funghi è stata super, guardate che belli, tra l'altro questi sono di castagno, come si dice qui in Toscana, sono i nostrani questi. Tra l'altro questa cappella, ragazzi, tanta roba, ne ho talmente tanti congelati che mi sto mettendo a farli secchi. E qual è il modo migliore per farli secchi? Tagliarli a fette di circa 0,5 cm, vedete? Ecco qua. Dei funghi così e tanta roba, eh. Guardate come sono belli e sani. Mamma mia, fantastico. Questo è il risultato, ragazzi. Sono bellissimi e sani. Guardate un po'. Questi li ho fatti ieri e si stanno già cominciando a disidratare. Tra l'altro, se notate qualcuno che non è sano come questo che ha dentro i bachi, seccandoli vanno via. E questi sono già in fase, diciamo, di finitura, per così dire. Sono belli secchi e profumati. Quindi mi raccomando, ragazzi, 0,5 cm, da freschi diventeranno così dopo un giorno e mezzo, e dopo 3 giorni questo è il risultato. Secondo me 3 giorni e mezzo con una temperatura di circa 20-22 gradi è perfetto. Dite che di funghi secchi ne abbiamo, ragazzi? Direi di sì, guardate qua. Tutti fatti in casa.